Presidente, parliamo prima di questo, un'amichevole un po' più impegnativa che sta cominciando a mostrare il vero volto del Crotone. Sì, è un'amichevole più impegnativa, abbiamo visto finalmente qualche contrasto e anche qualche calcio in più che non fa mai male, diciamo, per farsi le ossa. Sì, è una squadra più impegnativa questa qui, abbiamo cominciato a vedere infatti quello che sa fare il Crotone, un ottimo primo tempo, ancora qualche individualità importante che a cavallo secondo me ha fatto un bel primo tempo, bravo anche Eramo, De Giorgio con la sua doppietta, un po' tutti si sono mossi, Maiello molto 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 bravo. Si vede già, insomma, la grinta e la voglia di questa squadra di primo quarto d'ora un po' di studio, ma poi diciamo che l'ultima mezz'ora è stata una partita, non dico vera, però si è già visto un gioco maschio. Cambiamo un attimo discorso. Il punto di penalizzazione combinato dal Crotone, la squalifica, l'inibizione, meglio ancora per il nostro presidente di 4 mesi, non devono inficiare assolutamente il lavoro che sta portando avanti il Crotone. No, 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 beh, io ho parlato con i ragazzi proprio prima dell'amichevole, ho parlato nello spogliatoio con tutti i ragazzi e col mister per chiarire un aspetto che comunque già era noto, niente di particolare. Sicuramente questo punto di penalizzazione non influirà né sul cammino del Crotone, i ragazzi sono tutti carichi, il mister pure, anzi la voglia in più di vincere subito la prima e di arrivare subito a più due. Perché questi ragazzi hanno veramente voglia di fare vedere quello che valgono, per cui assolutamente questo punto non influisce nemmeno sugli obiettivi ovviamente del Crotone. Noi vogliamo fare un grande campionato, ci vogliamo salvare in fretta e regalare poi ai nostri tifosi qualcosa in più di una semplice salvezza. Un punto non cambia nulla. Perfetto, chiudiamo con questo. Probabilmente, se si trovano gli accordi, il 4 agosto si dovrebbe giocare in amichevole con il Catania. Stiamo Cosa aspettiamo? aspettiamo l'ok definitivo del Catania, che ci ha lasciato un po' di speranze, quindi per cui speriamo che giovedì si possa fare questa amichevole prestigiosa che insomma intanto porterebbe il Catania alle Tsushida, e poi avremo la possibilità di vedere sul nostro terreno di gioco la nuova squadra all'opera, ma soprattutto per Menichini che ce lo sta chiedendo da un po', è un test importante con una squadra importante. Speriamo che il Catania ci dia la risposta positiva, stiamo aspettando. Allora, l'ultima battuta veramente. Io ho avuto modo di scrivere in un servizio, vedo come fa Totti la Juventus, perché se noi incrociando le dita battiamo il Benevento, poi andiamo a Lecce e Sorrento, vinciamo, il Sorrento, perdono, poi andiamo a Lecce e vinciamo, poi sì, beh, liquidiamo il Bologna, c'è la Juventus. i tifosi Tu vogliono avresti la preferito Juve. l'Inter, eh? No, no, vabbè, ma mi accontento della Juve. No, beh, i tifosi è giusto che guardano tutto il percorso della Che Coppa poi non è Italia. impossibile. Ma nel calcio niente è impossibile, poi noi devo dire abbiamo fatto sempre belle partite a Lecce e a Bologna, se vogliamo essere sinceri, ma intanto c'è il Sorrento da battere il 14, questa è la cosa principale, perché il Sorrento è un'ottima squadra, l'anno scorso ha sfiorato la Serie B ed è stato in testa alla classifica per tanto tempo, per cui questo Sorrento viene a giocarsi la partita di Coppa Italia a Crotone con la voglia chiaramente di superare il turno, quindi sarà intanto una prima battaglia col Sorrento. Speriamo di battere il Sorrento, dopodiché ci occuperemo del percorso per raggiungere la tua Juve, che dovremmo incontrare se tutto va bene, tra l'altro prima di Natale, per cui Esatto. sarebbe, no, beh, insomma, Un gran bel regalo di Natale, sognare è lecito, noi cominciamo a battere il Sorrento e poi ne parliamo.